informazioni di valore sul canale 18. Questa è Xperia TV. Cresce il dissenso da parte della cittadinanza per la mala gestione della sanità nella nostra regione. Si protesta in piazza e si chiede un cambio di marcia. Anche i sindaci di tutte le città calabresi faranno sentire le proprie voci e le proprie richieste il 19 novembre prossimo sotto il Palazzo del Governo a Roma. Fu ucciso a colpi d'arma da fuoco a San Calogero mentre raccattava la miele per costruirsi un riparo. Condannato a 22 anni l'autore dell'omicidio di Sumaila Sachko. Benvenuti a questa prima edizione del nostro TG di giovedì 12 novembre. Dunque proteste a macchia di leopardo in tutta la Calabria, da nord a sud, soprattutto per la questione relativa alla sanità. Situazione insostenibile al pronto soccorso di Cosenza questa mattina. Ci sono decine di pazienti in attesa di ricovero, attesa dovuta al fatto che i letti nei reparti Covid sono tutti occupati. Proprio per segnalare questa situazione, gli OS del pronto soccorso hanno manifestato davanti la direzione dell'azienda ospedaliera. Vediamo il servizio. I pazienti stazionano in pronto soccorso. Siamo partiti da un paziente, siamo arrivati a una quarantina di pazienti. I pazienti Covid hanno bisogno di un'assistenza particolare. Adesso in questo momento l'assistenza non può essere fornita da noi per diverse ragioni. Il pronto soccorso non è una struttura per sua costituzione. Per come è concepito, è una struttura, è un reparto di emergenza urgenza. 44 persone positive al Covid-19 sono al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza in attesa di essere ricoverati. Attesa, secondo quanto riferito da alcuni operatori sociosanitari, dovuta al fatto che i letti nei reparti Covid sono tutti occupati. Proprio per segnalare questa situazione, gli OS del pronto soccorso hanno manifestato davanti alla direzione dell'azienda ospedaliera per chiedere l'immediato spostamento dei malati positivi al Covid-19 che stazionano da giorni in pronto soccorso. Allora, il pronto soccorso è in sofferenza per una carenza di personale medico e paramedico da tempo e ovviamente in questo momento di emergenza i numeri proporzionati tra medici, infermieri, OS che dovrebbero far fronte all'emergenza sono troppo sproporzionati, per cui non ce la facciamo più da soli a fronteggiare l'emergenza. L'ospedale ha reparti vuoti dove non si capisce bene per quale motivo, non si possono inviare pazienti in attesa di ricovero. Dobbiamo essere gli unici, secondo la dottoressa Panizzoli, a far fronte al problema e questo è inconcepibile. Restiamo a Cosenza, dove i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità sono entrati stamani nel laboratorio dell'azienda ospedaliera dell'Annunziata, dove vengono processati i tamponi per attestare il coronavirus. L'ispezione dei militari mira ad accertare i tempi necessari per processare i tamponi e eventualmente rilevare criticità nelle procedure. I militari del NAS sono andati anche negli uffici della task force dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. L'ispezione dei carabinieri è stata disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo Bruzio, che ha avviato un'indagine conoscitiva che mira ad accertare i tempi di processazione e di conseguenza di consegna dei referti, ma anche per verificare l'adozione dei piani Covid da parte dell'ASP e dell'azienda ospedaliera. Vi dicevamo proteste anche a Catanzaro contro la cattiva gestione della sanità, iniziativa promossa dal sindacato USB in piazza Prefettura. Ancora una protesta contro la cattiva gestione della sanità in Calabria, stavolta a scendere in piazza il sindacato di base USB. Ci troviamo in una condizione di avere 2 milioni di cittadini calabresi per 186 posti. I 134 posti in più che erano stati promessi non sono stati mai aperti. Il tracciamento dei tamponi è impossibile perché abbiamo pochissimi laboratori che possono lavorare. 320 assunzioni dovevano servire per l'assistenza familiare per non intasare i pronto soccorsi e poi ci troviamo un commissario che non sa nemmeno quanti sono i posti della terapia intensiva. Oggi pensiamo che bisogna mettere l'attenzione alla questione sanitaria in tutti i sensi e dire ai calabresi che non è colpa dei calabresi, i calabresi hanno bisogno di reddito, hanno bisogno di sanità e hanno bisogno soprattutto di essere liberi di circolare. Poco numerosa la partecipazione al sit-in organizzato in piazza Prefettura, da dove appena 2 giorni prima era partito un corteo di protesta al quale avevano preso parte 1 migliaio di cittadini. I manifestanti contestano alla politica l'incapacità di affrontare adeguatamente l'emergenza sanitaria e soprattutto la crisi economica che con il fermo delle attività ha colpito soprattutto le imprese, i lavoratori autonomi e le piccole partite IVA. Di questa mobilitazione in realtà
ormai non ha più una categoria precisa. Stiamo cercando in qualche modo di creare una vera e propria amalgama di un tessuto sociale giovanile e non solo, che vuole in qualche modo delle risposte. È la prima, forse la più efficace che si può avere da tutto quello che è il settore che riguarda la sanità in questo caso, è una dimissione di massa da parte di tutti quelli che sono i responsabili. È inutile ormai andare avanti con lo scaricabarile. Da Catanzaro ci spostiamo nel Crotonese, a Ciro Marina, dove reclamano per il diritto alla salute un presidio organizzato dal comitato Diamo Voce alla Calabria, a cui hanno partecipato anche alcuni sindaci. Si sono dati appuntamento davanti al poliambulatorio di via Palmiro Togliatti a Ciro Marina, un gruppo di amministratori pubblici, associazioni, cittadini e operatori commerciali per rivendicare il diritto alla salute. Un'iniziativa promossa dal comitato Diamo Voce alla Calabria. Siamo stanchi di essere commissariati, siamo stanchi di essere presi in giro, di false promesse. Cosa chiedete con la manifestazione di oggi? Chiediamo di avere gli stessi diritti che hanno nelle altre regioni. Non se ne può più, perché abbiamo diritto alle stesse prerogative e alle stesse cose che hanno nelle altre regioni. Paghiamo le tasse anche più degli altri, quindi non vedo perché dobbiamo ancora essere sottoposti a questi viaggi della speranza, a questo turismo sanitario. Al presidio anche alcuni primi cittadini che hanno ricordato che il 19 novembre davanti al Palazzo Chigi si terrà un sit-in di protesta contro il commissariamento del settore della sanità che va avanti in Calabria da oltre 10 anni. Un'iniziativa partita dai sindaci dei 5 capoluoghi di provincia. I primi cittadini intendono sollecitare il governo ad approvare una serie di emendamenti in sede di conversione in legge del nuovo decreto Calabria, che prevedono sostanzialmente il superamento del commissariamento con il ritorno delle competenze alla regione, la cancellazione totale o parziale del debito e misure contro il Covid-19. Perché è scaturita la convocazione dell'ANCI Calabria di tutti i sindaci. Tutti i sindaci della Calabria che siamo in un sit-in il giorno 19 davanti a Palazzo Chigi a far sentire in maniera istituzionale la nostra voce. Ci vogliono persone che veramente abbiano a cuore veramente la situazione, in questo caso della sanità calabrese. È una questione di uomini. Ci troviamo in piena pandemia, in zona rossa, la Calabria in zona rossa. In zona rossa non per il numero di contagi, ma per la carenza di posti letto. Questa è una cosa molto grave dove le persone hanno paura e noi sindaci dobbiamo essere a sostegno del nostro territorio. E lo avete appena sentito da questo servizio, perché anche il direttivo calabrese di ANCI, Associazione Comuni d'Italia, alza la voce contro il governo in materia di sanità. Quindi è stata organizzata una protesta a Roma per il 19 di novembre alle ore 12 che prevede la partecipazione di tutti i sindaci della Calabria. L'obiettivo è di ottenere tramite il recepimento di proposte, emendamenti ed integrazioni per la conversione della legge del decreto legge Calabria, di inserire quelli che l'ANCI definisce obiettivi prioritari. Gli amministratori locali chiedono dunque il superamento del commissariamento alla sanità nella regione, l'abbattimento e il ripiano del debito storico del settore determinatosi nelle stagioni commissariali e il potenziamento del personale nella rete sanitaria regionale con superamento delle rigide barriere poste dall'articolo 11 del precedente provvedimento Calabria. Lasciamo questo argomento, parliamo adesso di cronaca. I giudici della Corte d'Assise di Catanzaro hanno condannato a 22 anni di reclusione Antonio Pontoriero, accusato di aver ucciso a colpi di fucile il 2 giugno del 2018 il sindacalista dell'USB e bracciante di origine maliana Soumaila Sachko. Il ragazzo di 29 anni insieme a un amico si era recato nella fabbrica dismessa di località Tranquilla a San Calogero, piccolo centro del Vibonese, per recuperare lamiere in ferro utili a costruire un riparo di fortuna nella baraccopoli poi sgombrata di San Ferdinando dove viveva. Per l'accusa, il movente dell'omicidio è da ricercare nell'incapacità da parte di Pontoriero di sopportare l'ennesima irruzione nell'area dell'ex fornace che considerava sua. Omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e munizione, i reati contestati a Pontoriero. Ancora cronaca. La Guardia di Finanza ha proceduto alla confisca di beni per 17 milioni di euro nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti all'andrina capeggiata da Nicolino Grande Aracri. Vediamo.
Una confisca di beni del valore complessivo di 17 milioni di euro è stata effettuata dalla Guardia di Finanza di Cremona, in collaborazione con quella di Crotone, ai danni di soggetti ritenuti appartenenti all'andrina capeggiata dal boss Nicolino Grande Aracri. Le attività condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cremona e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna hanno consentito alla Corte d'Appello del capoluogo emiliano di giungere alla definitiva condanna di esponenti di spicco della cosca stanziatasi nelle aree di confine tra Lombardia ed Emilia. Le indagini, che hanno preso spunto da un episodio di usura perpetrato ai danni di un imprenditore cremonese da parte di un usuraio piacentino, hanno consentito di portare alla luce ulteriori episodi ai danni di imprenditori emiliani. In un caso è stato addirittura accertato un prestito sul quale è stato applicato un interesse del 200% a fronte di 700.000 euro. La vittima è stata costretta a restituirne oltre 1 milione. Gli indagati utilizzavano società fasulle i cui bilanci apparivano perfettamente regolari grazie alla complicità di professionisti conniventi. I proventi delle attività illecite venivano riciclati nell'acquisto di complessi immobiliari, di strutture turistico-alberghiere, di società agricole, edili immobiliari e di imprese di trasporti e logistica. Nell'operazione, i finanzieri di Cremona hanno definitivamente confiscato 28 immobili ubicati nella provincia di Crotone, 5 società operanti nel settore dell'edilizia, logistica e ristorazione, operanti nelle province di Crotone, Parma e Vicenza, ma anche 5 abitazioni e una barca. Parte di quanto confiscato verrà messo a disposizione delle forze dell'ordine e della collettività. E ora una notizia giunta appena in questo momento, svolta nell'omicidio di Salvatore Pangallo avvenuto lunedì scorso nelle campagne di Bianco. I responsabili, padre e figlio, si sono costituiti al termine di serrate ricerche condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Locri. Proseguono le indagini per definire l'esatta dinamica dei fatti. Con questa ultima nota termina qui questo primo appuntamento per quanto riguarda la nostra informazione, che torna questa sera alle 20.45. Intanto però restate sul 18, come sempre il nostro direttore condurre Doc dalle 14 in poi. Ci vediamo dopo.